Allora, con Andrea Pinamonti, vincitore della 20ª edizione del premio Leone d'Argento, un premio che ti viene assegnato praticamente dai tifosi azzurri, un riconoscimento importante. Credo che comunque per te sia stata veramente una stagione importante questa, una stagione di crescita, al di là dei gol, ma anche per il fatto che sicuramente per te è stata un'esperienza centrale per la squadra in cui hai disputato in questo campionato. Sicuramente, prima di tutto voglio ringraziare i tifosi per questo premio, è una cosa che mi rende molto felice e quindi devo ringraziarli sia per questo premio sia per tutto l'appoggio e il sostegno che ci hanno dato durante l'anno, perché abbiamo sentito appunto questo loro sostegno e ci ha servito molto, specialmente nelle partite in casa. E poi, come hai detto te, sì, è stata una stagione veramente bellissima sia per me sia per la squadra in generale. Mi serviva molto fare una stagione da protagonista e adesso che siamo arrivati alla fine possiamo tirare le somme, posso dire che sono molto soddisfatto. Ecco, nei giorni scorsi Andrea si è parlato dei gol che hai segnato, ovviamente quello con la Fiorentina, quello con il Napoli, gol da copertina, però ti chiedo, c'è magari un'immagine nella tua mente o qualcosa che sicuramente porterai dietro con te nell'esperienza di Empoli, che potresti mettere come foto raccoglitore delle immagini di questa stagione? Allora, penso che una farei fatica perché ci sono veramente tanti momenti che mi ricorderò veramente per tanto tempo di questa stagione. Se devo prenderne uno magari in particolare, una foto che ho dell'esultanza di tutta la squadra, compresa tutta la panchina dopo il 3-2 col Napoli, dopo la mia doppietta, là si vede proprio tutta la squadra, si vede il gruppo unito che siamo stati durante tutto l'anno e vedere le facce anche dei miei compagni che magari dalla panchina, quindi con un po' di rabbia per non essere in campo, essere comunque felici del risultato del mio gol è sicuramente un'immagine che mi rimarrà impressa per tanto tempo. E poi ti fa la domanda anche il collega Paolo Lencioni, io ti faccio un'ultima domanda, un'ultima curiosità. Ricordo benissimo la sera che arrivasti ad Empoli, una sera ventosa, era un orario notturno, e in quel momento lì pensavi veramente che questa stagione potesse essere così come poi l'hai vissuta? Avevi qualche cosa, che aspettativa ti eri creato? Allora, sicuramente c'erano i presupposti per far sì che fosse una stagione, una bella stagione, ma devo dire la verità che nemmeno io mi aspettavo che andasse così bene e siamo riusciti a salvare l'Empoli a un po' di giornate dalla fine del campionato, quindi vuol dire che è stato fatto un lavoro veramente importante. E poi anche per me personalmente, perché considerando che quella notte che dicevi te sono arrivato con l'obiettivo di superare i 5 gol delle mie passate stagioni, sono arrivato a 13, quindi penso che anche questo sia andato oltre le aspettative. Sì, hai parlato dei gol, ha aumentato moltissimo il fatturato in gol. Ti chiedo, secondo te in cosa e quanto e in cosa sei migliorato durante questa stagione? Qualche aspetto particolare? Ma allora, sicuramente il fatto di giocare con continuità aiuta senza dubbio a crescere sotto tutti i punti di vista, perché quando hai continuità, hai fiducia da parte dell'allenatore, della società, ti senti anche delle responsabilità maggiori che per forza di cose ti aiutano a crescere. E quindi questo penso che sia stato il passaggio fondamentale della mia crescita di quest'anno. E dopo con mister Andrazzoli, che conoscevo già, sapevo come voleva giocare lui, quello che chiedeva, e di conseguenza questa è stata una cosa che mi ha aiutato anche ad apprendere più facilmente alcuni suoi concetti di gioco.